Turismo religioso, la Casa del Pellegrino passa di proprietà. Querella Casa del Pellegrino, stamane incontro al CNA per rendere nota la notizia che nello studio del notaio Bruno Cappelletti è stato sottoscritto l'atto di acquisizione dell'azienda. Protagonisti dell'operazione sono stati i soci della Apro Tour, azienda di promozione turistica, il cui presidente è l'avvocato Giambattista Rizza e di cui fanno parte, tra gli altri, Carmelo Fabio Chimirri, Gabriele Burgio, Pippo Gianninotto, Arturo Linguanti, Paolo Martorana. Proprio questa mattina l'Apro Tour ha convocato quindi questa conferenza stampa per entrare nel dettaglio di un'operazione che risale a diverso tempo addietro e che non si limiterà soltanto all'acquisizione della gestione della Casa del Pellegrino, ma a creare una rete ricettiva per rilanciare il turismo religioso in città. Ma non è un'operazione indolore. Ci stiamo lavorando molto bene, perché abbiamo in collaborazione con gli amici dell'Unitas che sono specializzati nel settore, abbiamo creato un programma che sarà attuato al più presto. E l'Unitas è una delle centrali italiane che organizza il turismo religioso in tutta Italia. Oltre all'Unitas ci sono altre centrali che noi andremo una per una a contattare, a Roma, ovunque, e in più avvarremo dei mezzi moderni di comunicazione, di contatti sociali, e andremo a portare la Madonnina delle Lacrime di Siracusa in tutte le parrocchie d'Italia. Questo è il lavoro che noi ci promuoviamo. Gli alleati l'abbiamo buono, perché la prima alleata è la Madonnina, e quindi siamo a posto. Per la Casa del Pellegrino l'abbiamo acquistata e la ritorneremo al santuario, perché il santuario la deve gestire con i criteri con cui è stata sempre gestita, perché il pellegrino non è soltanto quello che arriva da Milano, ma il pellegrino è anche quello del siracusano che non ha dove andare a dormire e dove andare a mangiare un pasto caldo. Quello è il pellegrino, questa è la convinzione che noi abbiamo di offrire alla città, di far ritornare alla città un santuario che viva veramente il messaggio evangelico.